Questa tribù ha deciso, in quanto tale, senza rispondere delle proprie possibili mutazioni coatte, di estinguersi, rifiutando il nuovo potere, ossia quella che chiamiamo la storia, o altrimenti la modernità. La stessa cosa che fanno nel deserto i Tuareg, o nella savana i Beha, o fanno anche da secoli gli Zingari, è il rifiuto sorto dal cuore della collettività. Si sa anche di suicidi collettivi di mandrie di animali. Una negazione fatale contro cui non c'è niente da fare. Essa dà una profonda malinconia, come tutte le tragedie che si compiono lentamente, ma anche una profonda consolazione, perché questo rifiuto, questa negazione alla storia è giusto e sacrosanto. La vecchia tribù dei napoletani, nei suoi vichi, nelle sue piazzette nere o rosa, continua, come se nulla fosse successo, a fare i suoi gesti, a lanciare le sue esclamazioni, a dare nelle sue scandescenze, a compiere le proprie guappesche prepotenze, a servire, a comandare, a lamentarsi, a ridere, a gridare, a sfottere. Nel frattempo, e per trasferimenti imposti in altri quartieri, per esempio il quartiere Traiano, e per il diffondersi di un certo irrisorio benessere, era fatale, tale tribù sta diventando altra. Finché i veri napoletani ci saranno, quando non ci saranno più, saranno altri, non saranno dei napoletani trasformati. I napoletani hanno deciso di estinguersi, restando fino all'ultimo napoletani, cioè irripetibili, irriducibili e incorruttibili. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti e a tutte. Siamo qui al quarto episodio del podcast Pane, Amore e Liuteria e oggi è una puntata molto molto speciale perché siamo in una città, come avrete potuto intuire, molto particolare, per me molto importante per ovvi motivi, e siamo con il nostro ospite d'onore. Buonasera. Buonasera. Siamo in una bottega davvero fantastica e fare questo podcast, che ovviamente è un'esperienza unica, mi dà anche la possibilità di conoscere le persone eccezionali e i loro mondi fisicamente. Entrare in una bottega di liutaio è entrare in un tempio e bisogna entrare a piedi scalzi, quindi in grande rispetto. Mi farebbe piacere che il liutaio che ho qui vicino a me, che ho conosciuto recentemente, che è una persona, un essere umano con le lettere maiuscole eccezionale, mi farebbe piacere si presentasse al nostro pubblico. Allora, mi chiamo Alessandro Zanesco, sono nato a Napoli, vivo a Napoli, lavoro a Napoli alla liuteria da 20 anni. Ok, Ale, tu da quanto tempo fai questo mestiere? Sì, dal 2001-2002, più o Ok, meno sono 20, quanto fa? 2001-2000, 20 anni, vent'anni, sì. 20 anni. Senti, ci racconteresti un po' come hai iniziato? Ha avuto la vocazione da bambino, sai, o meno, tra virgolette, apparteniamo alla stessa generazione, apparteniamo forse a quella generazione di bambini dove a 5-6 anni voglio fare il meccanico, voglio fare il dottore. Oggi, io l'ho detto anche in altri episodi, spesso cosa vuoi fare da grande? Un bambino risponde lo youtuber, l'influencer, sono cambiate un po' le cose. Tu da bambino cosa volevi fare? Io volevo fare il contadino. Ah, ok. C'era un signore che aveva una terra che coltivava con le piante vicino casa e io lo guardavo e lo ammiravo proprio tutto il giorno lì, al sole, alla pioggia, a qualsiasi cosa, le piante che crescevano, che cambiavano. Poi, insomma, è andata un po' diversamente, ecco. Ma tu provieni da un contesto di campagna? Ok. No, era città. Città periferica e ai piedi dei camaldoli. Ok, però avevi questa vocazione del contadino, della Sì, terra. sì. Ok. Ci andavo a giocare, poi lui mi cacciava il pallone, la cosa lì. E com'è andata dopo? Hai fatto le scuole, suppongo, come l'abbiamo fatto un po' tutti, e com'è iniziato ad avvicinarti all'idea voglio fare il liutaio? Ma ho iniziato, sì, le scuole, il liceo, l'università, cioè, poi studiavo chitarra e insomma lo strumento mi piaceva, l'ho
modificavo, quando ho avuto poi la chitarra elettrica la smontavo, la rimontavo. Poi uscì un corso, vidi per strada che c'era una scuola di liuteria, cioè una scuola, facevano un corso, ero ragazzino però. Qui che età avevi? Avevo più o meno 16 anni, okay. 17, c'erano le lire. Ok. E a quel corso chiedevano milioni all'anno, io chiaramente non una lira e quindi ho rinunciato. E mi è rimasto, perché lo ricordo ancora, quello striscione sulla strada, corso di liuteria. E poi con l'università, insomma, così, poi ho conosciuto un signore che mi ha voluto insegnare, insomma, mi ha preso come aiutante, ecco. Però solo violini. Okay. Chitarre non ne voleva sapere niente, e quindi ho iniziato col violino e poi non l'ho finita più, insomma. C'è stato il periodo dei violoncelli e quindi adesso, insomma, sono violini, viole e violoncelli, contrabbassi no, né chitarre. Ok, quindi hai iniziato con diciamo strumenti a strofinio, perché il tuo primo maestro ti ha iniziato verso... Sì. Ok. E lì poi sono iniziati anche gli studi, perché poi si accedeva facilmente ai testi, anche le distanze erano più brevi, quindi andare a trovare un liutaio per chiedergli qualcosa era più facile. Il liutaio che ti ha insegnato all'inizio della tua carriera era qui a Napoli? Sì, 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 qui a Napoli. Ok. E poi ho studiato anche il restauro, però con un altro insegnante, un altro liutaio di New York. E poi c'erano tantissimi testi su Caduca. È il bello della diretta, quindi apprezzeranno anche questo. E poi ci sono stati, adesso si possono fare anche gli scambi interbibliotecari, quindi chiedi i testi dall'Olanda, dalla Francia, alla biblioteca qui, ti arrivano anche in porzioni un po' alla volta. Interessante, tu quindi ti occupi, cioè sei interessato anche in questo, a ricercare propriamente? Certo, perché la questione è antica, quindi trovare testi dal, diciamo, dal Rinascimento in poi non è proprio facile, a parte quelli famosi così, però testi magari, sai, i tempi adesso sono molto precisi, nel senso uno fa il liutaio di che cosa, e prima invece le arti erano un po' miste e c'erano anche i nobili che si dedicavano per diletto, che ne so, alla vernice, oppure i gesuiti che studiavano, cercavano nel mondo, scrivevano testi su esperimenti che facevano gli alchimisti, poi non ne parliamo, e quindi sono come se fossero dei diari di persone che sperimentavano, si dilettavano nelle varie arti, poiché questa non è singola, non è che tu costruisci un violino così e basta, cioè devi sapere di chimica, di pittura, di architettura, di ingegneria, di una serie di... Un'arte a tutto tondo. Sì, una serie di argomenti che sicuramente chi, diciamo, rispetto al passato che veniva diciamo di generazione in generazione, senza magari anche chiedersi un perché, c'era quella misura, l'allievo lo faceva e basta, che era una tradizione orale. Okay. Adesso invece, cioè, almeno per me è una necessità sapere perché c'è quella misura, cioè certo, da dove viene, e quindi c'è geometria, ci sono tutte queste altre arti, insomma, vicine che bisogna studiare. Tu ti occupi molto di vernici, ne parlavamo prima. Mi interesserebbe sapere esattamente in cosa consiste la tua ricerca nelle vernici e se poi mi puoi dare anche una tua opinione in merito. Io sono molto interessato a capire se c'è un limite fra l'influenza del passato nel presente e quanto invece il presente debba spingersi oltre. Che cosa ti voglio dire? Tu quando fai il tuo studio alle vernici o applichi una vernice su un violino, ti rifai prettamente a quelle che sono le tue ricerche, appunto, su come una vernice dovrebbe essere applicata secondo quello che è lo studio del passato, oppure cerchi anche di innovare in qualche modo? La tua ricerca è anche questo, innovazione o solo ricerca del passato? Ma la ricerca del passato è la prima, è necessario, perché lo studio delle vernici risale, cioè, a migliaia di anni, quindi quelli che chiamano primitivi, nel senso grammaticale, non è che piaccia tanto come termine,
loro ne sapevano molto più di noi, che a un certo punto la vernice diventa moderna, veloce, pratica, secca bene, protegge bene, eccetera, ma può andare bene, per esempio, forse, non lo so, per un mobile, ma uno strumento che deve suonare ha un diciamo, l'effetto dello smorzamento sulle tavole, lì bisogna dedicarsi, cioè bisogna capirlo bene. La vernice, in sostanza, per dirlo anche a chi ci ascolta, noi abbiamo un pubblico sì di chi ne capisce, ma anche di amatori. Quando noi, un liutaio applica una vernice, nel tuo caso un liutaio che si occupa di violini applica la vernice ad un violino, è una questione prettamente estetica o la vernice andrà anche a in qualche modo ad influire sul fattore sonoro, lo migliora, o ripeto, certo, è puramente un fatto estetico? No, la vernice può rovinare uno strumento anche fatto bene, con tutte le misure giuste, con le frequenze giuste. Con una vernice sbagliata che non si adatta al legno, non si adatta allo strumento, puoi rovinarlo nel suono. È un vestito, quindi diciamo il colore, sì, ti rifai un po', non troverai mai un violino verde o blu, quindi ti rifai a quelli che sono i criteri classici di bellezza, diciamo di estetica. Però il tipo di vernice, che può essere ad alcol o a olio, può cambiare la frequenza delle tavole, cioè cambia effettivamente la frequenza delle tavole, quindi a seconda di come le cambia tu puoi avere uno strumento più o meno sonoro. Quindi io ho fatto per tanti anni, ho seguito la ricetta del mio maestro per la vernice ad alcol con una serie di resine, cioè funzionava, va bene, cioè. Poi mi sono appassionato a quelle ad olio. In effetti c'è stato un po' un buio nel corso della liuteria sulla vernice ad olio, quando sono poi nate quelle ad alcol, perché seccano. Ci orienti più o meno cronologicamente dove è stato il buio? Sì, e diciamo il 700 lavorava ancora ad olio. Okay. Poi nell'800 sono iniziate tutte le sperimentazioni varie con le vernici ad alcol, che si, quindi tutta una serie di resine, che era più facile prepararla, più facile nell'essiccatura, il problema era soltanto nel passare la vernice sullo strumento, quindi era la tecnica del pennello che effettivamente sarà sempre complicata, devi avere una buona manualità, devi essere come una piuma sullo strumento, perché è facile macchiare. Con quella ad olio, diciamo, è l'inverso, cioè è molto facile stenderla, io la stendo con le dita, perché non hai il tempo che si secca è lunghissimo, quindi tu hai tutto il tempo di stenderla. Già si dice una mano di vernice, si faceva con me. Però il problema è prepararla. Preparare l'olio, preparare la vernice. Quanto tempo ci impieghi a preparare una vernice da applicare? Un anno. Un anno? Sì, più o meno. Inizio a marzo, finisce a ottobre, no, meno di un anno, dai, saranno 7 mesi. Ok, domanda, ma è una vernice che utilizzi poi su più violini, ovviamente? Sì, sì. Ok. Perché tutto questo tempo? Cioè deve decantare come il vino? Perché io preparo l'olio, quindi a marzo compro i semi e li schiaccio, semi di vino, e li schiaccio con una manovella, insomma. Un mortaio? No, non è proprio una manovella, una macina. Ok. Schiacci i semi e esce l'olio. Ora, nel momento in cui esce l'olio di vino, che può far bene ai capelli, al corpo, cioè come i semi, no? Che uno li mangia nell'insalata, ma la vernice bisogna, per usarla come vernice, nella vernice devi lavarlo e renderlo più essiccativo possibile. Quindi c'è il processo di lavaggio che dura un mesetto, diciamo, sì, quasi 2 mesi. Okay. Si lava con l'acqua e altri i prodotti, insomma, vabbè, io uso per esempio la sabbia di mare, il guscio d'uovo, metto anche del litargirio, che sarebbe un essiccante, che però è tossico, quindi devo farlo, insomma, un ambiente ventilato. Okay. E l'acqua calda salata, quindi si sciacqua l'olio una bottiglia qualsiasi, il recipiente chiuso, sciacqui l'olio, quando l'acqua si separa dall'olio si tira presso tutti i vegetali,
che rendono la vernice sempre meno seccativa, quindi tu devi fare più volte questi lavaggi con tutti questi prodotti all'interno, tutti questi elementi all'interno, fino a che, diciamo, il momento in cui si distacca dall'acqua è sempre più lento, perché l'olio è sempre più puro, diciamo così. Okay. Quindi, diciamo, dal primo lavaggio, che può durare un giorno, senza, il giorno dopo fai il secondo lavaggio ti dura 3 giorni, il terzo lavaggio ti dura 2 settimane, okay. Poi inizi a sciacquare solo con acqua, quella del rubinetto proprio, okay. Fino a che non, l'olio non è proprio limpido, quindi puoi guardare attraverso. Okay. A quel punto ti trovi più o meno, almeno a Napoli, siamo fortunati, che c'è il sole. Okay. Quindi da maggio a settembre, ottobre, l'olio va al sole, si schiarisce, prende delle qualità che sinceramente fanno bene un po' a tutti, diciamo, certo. Fanno bene pure all'olio, e diventa molto acquoso, cioè perde quella densità. Mm-hmm. E quindi puoi usarlo per fare poi la vernice. Nel momento in cui io faccio, uso l'ambra, faccio la vernice all'ambra, okay. Quindi è la pirogenazione dell'ambra. Questo è un argomento un po' lungo, nel senso che sì, io faccio la mia vernice, mi piace com'è, come va, però continuo a farla e a provare nuovi procedimenti, perché non è proprio una cosa facile. L'ambra è una resina, diciamo che è tra il vegetale, è vegetale perché viene da un albero fossile estinto, cioè la resina fossile di un albero estinto, e quindi prima si raccoglieva dal mare con le reti, no? Perché la resina colava dall'albero, andava a terra, quindi nel fiume, okay. Poi nel mare. Appresso si portava anche degli animaletti, infatti perciò trovi la zanzara tipo Jurassic Park, la zanzara nell'ambra, okay. Eccetera, quindi è vegetale ma non proprio puramente vegetale, okay. Ha qualcosa anche di animale. E scioglierla, quindi pirogenarla, è molto complicato. Pirogenarla tu intendi? Scioglierla. O scioglierla, ok. Perché ha un si scioglie a una temperatura molto elevata, però ha un range per cui a un certo punto si brucia, quindi non è che gli puoi sparare 1000 gradi sopra, perché la bruci. Okay. Allora, diciamo, tra i 380 e i 420 gradi è accettabile, oltre i rischi di bruciarla. Mm-hmm. Questo significa che, per quanto gli alchimisti ne sapessero di tutti i processi, le varie componenti, il rame in oro, il ferro in argento, eccetera, il problema era anche gestire il calore. Mm-hmm. Quindi tu immagina una persona che sì, c'ha il laboratorio, però non ha la corrente elettrica, okay. Non ha modo di dire ok, sei a 400 gradi e ci resterai per, okay, le prossime, certo. 20 ore, e quindi diventava molto difficile. E come resina, a mio avviso, è veramente quella più complicata. Le altre si sciolgono. Per esempio c'è la vernice alla colofonia, che credo filologicamente più corretta sugli strumenti ad arco, perché è una resina economica, facile da trovare, si scioglie anche in alcol, però se la vuoi fare in olio devi dare una temperatura per moltissime ore, anche bassa, però per moltissime ore. Okay. E renderla siccativa, che non appiccichi, poi c'è il processo con la calce, insomma quello è complicato. Invece l'ambra credo che non venisse tanto utilizzata, cioè magari ci hanno anche provato, qualcuno ci è anche riuscito, eccetera, però effettivamente diventava complicato, perché se tu metti una bolla di ambra nel carbone, poi non sai che temperatura a occhio te ne vai, che si sta sciogliendo, eccetera, poi devi aggiungere carbone, poi togli la rimetti, è facile buttare tutto. Assolutamente. Invece con i fornellini elettrici, con i termometri a infrarossi, tu puoi gestire, dici ok, sono 400 gradi e ci resterà. Infatti a me ci resta, per l'ultima è stata 36 ore, okay. A 410 gradi fisso, e si è sciolta. All'inizio, ecco, all'inizio degli studi ho iniziato anche, chiaramente poi tu studi, però poi devi praticare, perché sennò tante teorie, certo, la teoria è perché poi incontri, infatti ho parlato con altri colleghi così, ma in
realtà fin quando non lo fai non puoi sapere che ci sono imprevisti in continuazione. Assolutamente. Quindi i primi io li facevo, scioglievo l'ambra nei bicchieri di vetro, in Pyrex, insomma, quelli da chimica, e poi aggiungevo l'olio una volta che si era sciolta l'ambra, più o meno, perché poi non è che puoi scioglierla tutta, ci sono 7 tipi di ambra nel scoperti, e quindi c'è quella blu, quella color rum, quella chiara, quella scura, insomma, una serie di... Ok. E quindi io compro dei pezzetti di scarto di una signora che fa gioielli di ambra, mm-hmm. quindi mi costa meno, diciamo, come, okay. come materiale, e però poi separo i pezzetti nel colore che mi piace. Ok. Quindi prendo quelli rum. Perfetto. Rum e gialli chiari. E i primi esperimenti, diciamo, la prima pratica l'ho fatta in questi bicchieri di Pyrex. E si scioglieva, aggiungevo poi l'olio caldo alla stessa temperatura, che sennò ti scoppia, diventa un problema. Quindi se tu hai un fornello a 400 gradi, è vero, però è un po' come quando fai l'acqua della pasta, tu il fuoco sotto saranno a 1000 gradi, l'acqua dentro si arriva a 100. 80, 90, 100. Quindi infatti il fornello è a 400, ma l'ambra all'interno è quasi 200 gradi. Ok. Quindi tu porti l'olio a 200 gradi, con un altro fornello sullo stesso, se ce n'è uno grande così, e aggiungi. A quel punto stai altre ore a mischiare, eccetera, e poi coli tutto, insomma. Poi devono passare, una volta che sono miscelate, quindi hai fatto in realtà la tua vernice, devono passare dei mesi, io metto sempre al sole, cioè la vernice la faccio a ottobre. Ok. La metto sempre comunque al sole e passano dei mesi in cui si addensa, si addensa, okay. insomma sta un po' così e poi la puoi usare proprio sullo strumento. Ora, ti dicevo, ho iniziato con questi bicchieri, poi leggendo, perché poi io studio, lavoro di giorno e studio di notte, al contrario dei musicisti, studio di giorno e studio di notte, e trovai un libro in cui si parlava appunto della pirogenazione dell'ambra in assenza di ossigeno. Ora io questa cosa la sto seguendo da un paio d'anni, perché il problema dell'ossigeno, ma perché innanzitutto, cioè che cambia se io la sciolgo con o senza ossigeno, e sto aspettando gli esami del laboratorio per capire la differenza tra le due. In realtà poi praticamente ho già visto, diciamo, il risultato, nel senso che quella con ossigeno è scura, va verso il marrone, quella senza ossigeno è miele, forse perché c'è un processo di ossidazione iniziato diverso, dall'ossigeno, okay. Quindi poi con le analisi vedremo bene che cosa c'è, che guarda, cosa succede. È affascinante, incredibile quanto tu la cosa che deve passare a chi ci ascolta e chi si approccia alla liuteria anche da amatore, che il liutaio fa anche questo, non manipola, non è solo un demiurgo del legno, fa come Alessandro, è una ricerca scientifica, chimica impressionante, certo. Mi verrebbe da dire, Ale, quando tu prepari la vernice un anno in anticipo, quanta ne fai? Cioè proprio dici, ne faccio tot litri o tot chili? Sì, quello va in effetti a grammi. Ok. Le proporzioni, allora, la tecnica pittorica dei fiamminghi, rinascimento, eccetera, è grasso su magro. Significa che tu parti con una vernice magra e man mano ne aggiungi di grasso. Cosa intendi per vernice magra? Allora, la differenza è la quantità di olio che metti. Okay. Meno olio metti, più è magra. Ok. Quindi più olio metti, più diventa grassa, diciamo così. Questo perché, appunto, in quei secoli scoprirono, per questo è stato abbandonato l'olio, perché i quadri si annerivano, si faceva il craquelé, perché il problema era nella composizione, nella lavorazione dell'olio, la composizione eccetera, ma l'amalgama con la vernice. Se tu fai il contrario è facile che si crackli, okay. Quindi si spacca la vernice. Allora io ne preparo tre. Ora la proporzione è per esempio 1 a 1, che può essere 100 grammi di ambra, 100 grammi di olio, 1 okay. a 3, che ne so, 130 di olio, 100 di man mano a salire, fino a 200 grammi di olio e 100 di ambra, quindi il doppio. E quindi io parto con una vernice magra, quindi corta in olio, diciamo, okay. così, e ne ho tre.
quindi faccio le prime mani con questa vernice diluita a petrolio, petrolio lampante, che sarebbe il petrolio che si usava per le lampade di strada, diciamo così. La preferisco alla trementina perché secca più lentamente, quindi ho più tempo per stendere ed evapora completamente, quindi lascia solo la resina, solo la vernice. Faccio delle mani così molto diluite a chiudere le tavole. E poi il colore lo passo, lo aggiungo con i pigmenti che schiaccio a seconda del colore, che di solito uso la robbia per quel un colore tipo ambra, mi viene. Diciamo quello che viene che si immagina come colore ambra, è tipo rum. Ok. E quindi uso la robbia in polvere, in pigmento, quindi la schiaccio con il pestino là sul vetro. E aggiungo il blu per caricare la robbia di un colore più intenso, perché sennò resta un po' rossiccio leggero, diciamo. E con un pizzico di blu gli do quel colore che porta al blu. Ho usato vari tipi di blu, quindi c'è il blu di Guado, il blu di Prussia. Alla fine non è che cambi tanto, soltanto il problema di doverla schiacciare molto, perché il pigmento in effetti resta in sospensione nell'olio. Rispetto alle vernici ad alcol tu hai un colorante che è trasparente, invece il pigmento è in sospensione, quindi deve essere più microscopico possibile per non coprire il legno. E poi l'effetto di tutti questi pezzettini ti dà il colore finale, quindi devi cercare di usarne anche poco, perché sennò diventa coprente. E poi chiudo questo colore con la vernice molto grassa, quindi con il doppio di olio, che quindi è abbastanza liquido alla stendere. Non finisco a gomma lacca, non mi piace finire e chiudere a gomma lacca, anche se ci sono delle parti dove converrebbe, per esempio dove tocchi con il collo sulla fascia, o dove arrivi sempre sulla fascia in alto con la mano quando vai in posizioni elevate. In quei punti qualche mano di gomma lacca credo che dovrò darla in futuro, ho notato poi sugli strumenti che si consuma più facilmente quella che in effetti è l'unica parte che tocchi in realtà, e quindi conviene proteggerla un po'. Infatti tutti gli strumenti antichi sono tutti rimaneggiati con vernici poi alcoliche, molti in gomma lacca e altre resine, così, proprio perché per quanto sia resistente comunque poi deve superare i secoli assolutamente, e quindi non è che che poi la gomma lacca, lo ricordiamo, è comunque, se uno strumento lo finiamo solo a gomma lacca, è comunque molto, molto fragile, diciamo così. Sì, è tra le resine, comunque una resina diciamo abbastanza dura, non è proprio morbida come altre, quindi protegge bene. E il fatto di chiudere però tutto lo strumento a gomma lacca, in effetti non l'ho mai fatto, ma perché sento come il problema dello smorzamento sulle tavole. Chiaro. Lo sento più forte chiudendo a gomma lacca. E considera che una vernice ad alcol su un violino può pesare, se tu la togli tutta quanta e la pesi proprio così, intorno ai 10-12 grammi. Quella d'olio la metà. Incredibile. Arriva a 6 grammi, 7 grammi. Cioè, finita, quindi tu fai le cose, ma alla fine se la togli e togli il vestito, lo pesi, più o meno quello è. Quindi hai uno smorzamento molto minore sulle tavole, sono più libere di muoversi, e questo produce poi nel suono in lontananza tutti gli armonici. Allora, la cosa interessante in merito a questo, ci hai praticamente portato in un viaggio degno dell'Odissea in questo mondo delle vernici. Mi chiedo, a conti fatti, quanto ci metti più o meno per finire un violino da un punto di vista di assemblaggio, e quanto ce ne metti poi per la vernice? Quali sono più o meno i tempi? Allora, io diciamo ci metto circa 200 ore per fare un violino bianco. Bianco intendi senza finitura? Senza vernice. Ok. E i tempi della vernice non è che sono proprio lavorativi, perché ci posso mettere d'estate, ho fatto uno in 2 settimane, e d'inverno magari ci metti anche un mese. Il fatto dell'olio rispetto all'alcol è che l'olio continua a muoversi e a legarsi chimicamente. Polimerizza, quindi tu puoi trovare dopo 2 anni, dopo un anno, che la vernice ti è un po' cambiata ed è più grossa.
Quindi che ne so, che tu all'inizio hai contato 6 grammi, dopo un anno diventano 6,2, 6,3. Ok. Quindi sì, stendi la vernice, muti lo strumento, è tutto secco, eccetera, però tu in realtà è dopo un anno che hai proprio la stabilità dello strumento ad olio. Ti dicevo il fatto dei bicchieri, e poi uscì il libro sulla pirogenazione in assenza di ossigeno. Allora, il problema dell'assenza di ossigeno io l'ho risolto con una bottiglia che aveva inventato un fisico francese a cavallo tra 6 e 700, non mi ricordo, che comunque nel 600 lavorava. Mariotte si chiama. La bottiglia di Mariotte si usa in chimica. Vabbè, lui la creò per studiare i flussi dei liquidi, insomma, la pressione, no? Queste cose qua. Io invece l'ho utilizzata per non far entrare l'aria nella pirogenazione dell'anima. Ora te la mostro. Sì, vai. Questo sembra detto a me. Allora, quindi ho tre. Ogni bottiglia costa circa quasi 200 euro. Costano poco, ora. La prima bottiglia, quindi il primo esperimento. Bene. Il primo esperimento era, perché non sapevo bene come fare, aveva questo rubinetto, cioè aveva questa cosa dove si applicava il rubinetto lungo, che poi si è rotto, vabbè, perché era fragile, ma era per i liquidi, perché il beccuccio dove poi usciva la cosa era proprio dove usciva l'acqua. L'ambra è sempre densa quando comunque si scioglie. Vabbè, comunque io l'ho comprata, l'ho fatta, eccetera. E infatti non uscivo, ho dovuto togliere il rubinetto, aprire un po' qua. Questo era sul fornello a 400 gradi. Ok. Per misurare sotto, perché avevo il fornello del diametro esatto, in mano fissa, ho spalzato la bottiglia, l'ho appoggiata sul tavolo e si è spaccata. Qua. Però Ok. Ah, ok. ho detto, io la faccio in Calabria, ho una casa isolata in Calabria, perché questa caccia dei fumi che danno fastidio, magari qua in città non si può Certo. fare, poi tante ore, chiamano i pompieri praticamente. E quindi ho detto, una volta che sono in Calabria, ho detto, vabbè, ormai continuiamo, come sta? Non fa niente. Infatti un po', vedi, è uscita anche fuori, però quella Certo. si solidifica appena tocca Ok. l'aria. Ed si è sciolta. È uscita un po', non tutta, è uscita un po', però se vedi dentro è successo questo fatto qua. Nel punto dove si è rotto c'è tutta della condensa Certo, bianca, ok. in altri punti no. Quindi questa roba qui bianca, che poi se l'avessi presa sciolta eccetera, avrebbe fatto parte della vernice, è l'ossigeno. Ok. Allora a me questa immagine, infatti per questo me la conservo, io questa cosa la devo risolvere. E ho preso un'altra bottiglia. Ho tassato i clienti Come è per dire giusto che sia. partecipate a questi esperimenti e ho fatto la modifica, perché il rubinetto fuori non era troppo lungo, non usciva la cosa, questa cosa aperta non poteva stare, e c'è un vecchietto a fuorigrotta che lavora proprio alle vetrerie, tedesco, però dice un sacco di parolacce in Ok. napoletano pure, quindi figurati. Beh. Mi ha modificato questa uscita qui con quest'altra, con un tappo che si avvita, Ok. quindi questo sta chiuso. Ho detto ok, sta tutto chiuso, quando apro esce l'ambra. Messo sul fornello, i fumi però facevano saltare il tappo in continuazione, Ok. è un tappo di Teflon così comunque, e ho detto ah boh, come faccio così? Saltava, io lo rimettevo, saltava e rimettevo, dicevo, questo è inutile, non posso stare qua 2 giorni a mettere il tappo. E quindi l'ho messo così, Ok. l'ho Inclinato, appoggiato ok. sopra, che usciva il fumo, ha detto vabbè, entra l'aria, non fa niente. Invece il caso ha voluto che questa cosa iniziale col tappo sopra ha creato qui, perché l'ambra arrivava fin qui, io ci ho messo Ok. 1,2 kg Ok. dentro, tutto questo strato da parte a parte, tutto questo strato con i fumi da sotto, il calore si è stratificato, non si è sciolto ma si è indurito. Quindi l'aria, il fumo riusciva a uscire per forza da questa cosa, ma l'aria non entrava. E tutta questa cosa sotto si è sciolta senza ossigeno. Ok. Quindi quando ho aperto mi sembrava un momento, diciamo, erotico, ma di quei film che non ti dimentichi più. Infatti è uscita,
la labbra sciolta ed è questa qui. Vabbè, poi l'ho fatta in vernice, quindi sì, ce n'è meno, erano 400 grammi. Ok. Te lo apro proprio. È incredibile, questa è proprio alchimia vera e propria. Sì. Ok. E questa diventa pirogenata. Okay, quindi quando ti serve tu la sciogli, metti l'olio, te la puoi fare pure a casa tua, perché ormai avendo rotto i legami, i polimeri dell'ambra è più morbida. Okay. Quindi si scioglie a 200 e passa gradi, un paio d'ore la fai. Quando ti serve prendi e la fai. Perfetto. E te la scusa. Tranquillo. E te la conservi per sempre. Poi, poiché non potevo fare questa storia che si stratificava eccetera, ho chiamato ho incontrato, che aveva un violino di restauro, una signora che ha lavorato, ha insegnato chimica a Catania all'università per molti anni, e trova, ma tu questo fatto del tappo lo devi risolvere con una trappola. In chimica si chiama trappola, cioè questo. Ok, praticamente metti un tubo sopra al tappo, c'è un tubo di teflon. Ok, questo tubo finisce in un barattolo con l'acqua. Perfetto. Quindi il fumo esce, va qui nell'acqua, e poi il barattolo ha due buchi per lo sfogo di aria, eccetera, ed esce, diciamo, non può tornare indietro. Okay. Però la dottoressa mi ha detto, però stai attento, perché ci può essere, perché Mariotto questo studiava, il reflusso di cose, ci può essere un reflusso di acqua, magari fai una doppia trappola. Io dico, vabbè, facciamo una trappola. Infatti c'è stato il reflusso di acqua e c'è tutto l'ossigeno qua su. Ok. Ok? Però si è sciolta tutta, guarda, fino alla fine. Ok. Ed è quest'altra, che infatti andrà a fare le sue analisi per vedere la differenza con quella prima. Questa è molto di più. Questa si è sciolta tutta quanta. Wow, impressionante. Questa è un casino, è stato bellissimo. È molto simile, se vedi è molto simile a quell'altra. Però, appunto, c'è entrata l'aria. Ok. Quindi io non so come, alla fine si usa lo stesso, va benissimo. Certo. Non è proprio soltanto un fatto di studio. E infatti il prossimo che farò l'anno prossimo ormai sarà con la doppia trappola, cioè così non hai il reflusso dell'acqua. Così non c'è il reflusso, cioè il primo va in un barattolo con l'aria, parte da questo barattolo un altro tubo che va nel barattolo con l'acqua. Ok, certo, chiarissimo. E quindi il reflusso non può esserci e l'ha già risolto. E sarà gli ultimi 200 euro che spendo, perché poi sinceramente un po' esagerando, diciamo, con queste tasse ai piedi. Ale, ascolta, è incredibile che, allora, in qualche modo quello che tu fai, oltre a essere un lavoro di ricerca scientifica, senza ledere appunto la dignità della scienza, è quasi una ricerca anche alchemica di materiali, appunto nel tuo caso l'ambra. Mi interesserebbe sapere la tua opinione in merito a questa cosa. Ci hai spiegato la ricerca che tu fai come liutaio, i tempi che tu impieghi per preparare personalmente, te la fai tu la vernice, devi ovviamente come liutaio assemblare lo strumento e tutto. Effettivamente qual è il valore aggiunto, quella plusvalenza, diciamo così, per utilizzare un termine marxista, di uno strumento artigianale rispetto a quello, uno strumento di fabbrica che magari comunque troviamo a prezzi 1000, 2000, 3000 euro, ma è uno strumento che è stato fatto in appunto in serie, ce ne sono tanti altri. Perché c'è quella plusvalenza e secondo te qual è la plusvalenza di uno strumento artigianale? La plusvalenza è nella qualità del suono, nel tempo, perché tu provi uno strumento e lo strumento deve migliorare nel tempo, resistere a tutti i pesi. Se, su un violino le corde, io poi se tu compri le corde per mettere, cioè, un po' più spesse, dici? No, compri una qualsiasi cordiera, sullo scatolino c'è scritto il peso di quella corda. Okay. Ma in realtà, perché io poi sempre questo fatto che devo capire, cioè in realtà quello non è il peso effettivo sullo strumento. Quello è il peso massimo che può tirare quella corda. Con la corda, ok. E poi si spezzi. Invece io poi mi sono comprato un cosetto, sai, un bilancino, quello là che, con un gancio finale che pesa nei pesci, quando vai a pesca. Ah, ok.
e mi sono messo, ho detto, mo accordo, ci metto varie corde e provo un po' quanto pesano. Quindi sullo strumento, qua, con le varie marche che ci sono in giro, così, ho montato e col bilancino mi sono tirato la corda una per una, mm-hmm. fino a poco, proprio... Prima del punto di rottura. Prima del punto in cui tocca sul ponte. Ok. Quindi quello è il suo peso, almeno, diciamo, non proprio precisissimo, ma... E ho scoperto che la metà di quello che sta scritto su quella busta. Ah, ok. Quindi se in generale la cordina più pesante, diciamo, che ci può essere oggi, nella somma delle quattro corde, è 24 kg, in realtà poi sul peso, cioè sullo strumento, è 12. Incredibile. Quindi okay. Tu hai 12 kg che pesano su una tavola e io in effetti quando costruisco io metto per i primi due mesi un certo tipo di corde, vabbè, non facciamo pubblicità, certo. Che però pesano, ok, per scuotere un po' le tavole. Successivamente uso un'altra, consiglio, perché poi strumento se ne va, quindi consiglio di usare un'altra cordina, perché sui miei strumenti ho notato questa qualità, perché io costruisco sempre lo stesso modello, che è un Gennaro Gagliano del 1763, dall'originale, tutte le misure, tutto precise, cioè esterno, perché poi interno dipende dal legno. Quindi ho l'acero della Bosnia, che me lo compro ogni anno, poi uso sempre quelli più vecchi che mi piacciono, certo. E l'abete della Val di Fiemme, quello che usano un po' tutti quanti. E il modello, poi sul tipo di legno, soprattutto sull'abete, a seconda della fibra, perché io poi c'è una vena, una larghezza di vena, no? Però poi c'è anche la resistenza della al ferro, cioè io mentre lavoro, capisco se il legno è duro, è morbido, eccetera, e quindi a quel punto scelgo l'altezza della bombatura, non è standard. Più abbasso la bombatura, se tu immagini un foglio di carta, così, se è dritto e io ci metto 100 grammi qua, quello si piegherà, certo. Man mano che io alzo qua si abbasserà sempre un po' meno, quindi più alzo la bombatura più offre una spinta da sotto, cioè okay. Una resistenza da chiarissimo sotto. Quindi a seconda del tipo di legno io gestisco questa altezza e quindi poi gli spessori all'interno, la catena e tutto. Quindi è chiaro che uno strumento di fabbrica, tu mica ti puoi mettere a fare tutte queste storie, la misura, perché poi mezzo millimetro in uno strumento come il violino non è poco. Assolutamente. Cioè, un millimetro è già un errore, quindi mezzo millimetro è un margine piccolissimo di gestione delle forze, delle controforze. E purtroppo lo puoi fare, almeno io lo capisco solo lavorando sul legno. Okay. Me lo vado a comprare, vado in da foresta, tutto quello scelgo, mi piace, lo tocco, me l'annunzio e tutto, lo suono, però poi lavorando è l'unico modo, cioè l'esperienza che ti dice come fare poi quello strumento. In qualche modo, quindi, io come musicista che compro uno strumento artigianale sto anche in qualche modo pagando l'attenzione, potremmo dire maniacale, che c'è nel dettaglio. Certo, è la stessa che poi deve avere il musicista stesso a far uscire i suoni da quello strumento. Perché non è che tu ti compri la macchina, metti a marcia e quello va, certo. Cioè il pilota automatico, cioè devi saperlo anche suonare e quindi avere un orecchio, un'educazione ai suoni, gli armonici soprattutto, che vengono a uscire. Quando suoni le seste ti esce il terzo suono, devi capire tutta una serie di situazioni acustiche. E non è che è chiaro che se un neofita compra, cioè io che ne so, prendo la patente, mi compro la Ferrari, cioè mi distruggono il primo palo che incontro, quindi devo... Parlando di questo, per te ha senso una... magari qui è un discorso di pura onestà intellettuale, una persona che ha le prime armi col violino, magari uno studente del primo anno di conservatorio, tu gli consigli di orientarsi su uno strumento artigianale o eventualmente per introdurlo anche al mondo dello strumento che lui ha scelto, qualcosa di economicamente più fattibile? Tu come ti proponi? Guarda, io ho studiato chitarra, okay. Quindi la chitarra è uno strumento un po', diciamo, molto diverso dal violino, poi la chitarra classica, quindi poi c'ha le corde in nylon, tante chitarre, diciamo, di fabbrica, chiamiamole così, sono validissime per fare, per farci tutto il conservatorio, per studiarci bene, eccetera. E quindi avevo strumenti,
diciamo, sono partito da strumenti, quelli da spiaggia. Però avevo già la consapevolezza del fatto che era uno strumento da spiaggia e che prima o poi, se volevo fare, vabbè, anche l'insegnante mi ha seguito in questo, se volevo fare un certo repertorio, un certo tipo di musica, dovevo avere uno strumento adeguato. Quindi se tu è chiaro, puoi comprarti il violino di 100 euro, 500 euro, anche di 1000 euro, un violino di fabbrica, a prescindere dal valore, ma sapendo che più di tanto non può dare. Chiaro. Quindi se tu lo vuoi fare in un percorso, cioè per capire se ti piace, se non ti piace, da un lato può anche essere controproducente, perché uno strumento brutto ti allontana dalla musica. Il violino non è come un pianoforte o anche una chitarra che tu, bene o male, essendo a tasti, tu metti il tasto e esce la nota. Il violino è uno strumento cattivo, allontana dalla musica. Cioè tu prima di fare una nota intonata ci vogliono anni. È il ditino, è l'arco, ecco. Quindi avere anche poi uno strumento brutto proprio da sentire sotto l'orecchio ore, 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 ti può anche allontanare. Però se tu sai che è una fase, un periodo, dici ok, io voglio soltanto capire fisicamente come ci si muove su questo strumento, il suono, l'orecchio me lo taglio proprio, e se mi piace, se vedo che fisicamente riesco a gestire questo tipo di strumento, allora devo pensare poi di andare sulla qualità del suono. Dobbiamo forse arrivare a capire che è sia lo strumento che fa il musicista, ma è anche il musicista che fa lo strumento. Certo, certo. Per darti un'analogia, dimmi se concordi con questa immagine che ti voglio dare. È come se Schumacher, grande pilota, lo metti in un maggiolino. Per quanto grande pilota, e lui è limitato dalle proprietà del maggiolino. Certo. Quindi tanto non può fare. In più, vale anche il contrario. Nel senso che se dai uno Stradivari che ha appena suonato al grande teatro, lo dai a un ragazzo che non sa suonare, certo. non suona niente. Chiarissimo. Vanno insieme. Perciò quando, per esempio, uno strumento come lo Stradivari è un po' come la Ferrari, cioè le piccole variazioni, cioè ti devi amalgamare con lo strumento, perché ha talmente tanti armonici, potenzialità, che però ce l'ha lì, non è che canta da solo. Quindi devi essere tu molto padrone. Certo. Qui poi è un discorso proprio aristotelico, nel senso della potenzialità dello strumento, che in potenza ti dà qualcosa, ma devi essere tu musicista che poi devi saper tirare il carattere. È uno studio sull'acustica, sul modo di suonare non solo dell'arco, ma anche della mano sinistra. Cioè se tu usi un dito come un po' anche tutti gli altri strumenti, cioè sono fatti per due mani, quindi se tu premi un po' di più anche sulla chitarra, per esempio, vai, premi un po' di più, alteri la nota. Assolutamente. E la destra, la tecnica dell'unghia per la chitarra, no? Cioè la tecnica, lo studio dell'unghia, di come levigare l'unghia, quanto deve essere lunga, grande, lo smalto, non lo smalto. Cioè sono piccole cose che però fanno sì che tu puoi suonare in un teatro con uno strumento da solo e riempire quel teatro di colori che sono tutti gli armonici. Se tu li fai uscire, incanti la gente, dice mamma mia, che succede, che dopo un quarto d'ora il teatro è pieno di suoni, anche se tu ne puoi mettere uno alla volta se vuoi, però da quello ti nascono tutti gli armonici che continuano. Cioè il suono italiano è quello, parte la prima nota e gli armonici che genera restano nell'aria. Quella è la ricerca. Ale, ti vorrei chiedere una cosa. Il mondo della liuteria è un mondo un po' strano, perché comunque tu ti trovi a lavorare da solo con te stesso e con materiale inerte, che non sei circondato da colleghi nel bene e nel male, sei solo tu e te la canti e te la suoni da solo. È comunque un mestiere che dà tante soddisfazioni, e ti vorrei chiedere effettivamente tu... hai mai pensato in 20 anni, perché comunque parliamoci chiaramente, è un mestiere sì bellissimo, affascinante, alchemico, poetico, però a volte è un mestiere complicato, lavoriamo su commissione, ci sono una serie di complicazioni che dobbiamo chiarire, le persone devono capire, complicazioni evidenti nel mondo della liuteria. Tu hai mai pensato in 20 anni di dire ma chi muffa fa? Mi trovo un altro lavoro, diciamo, per ritornare a un vecchio cavallo di battaglia italiano, o post fisso. Ah, sì, in effetti non ci ho mai pensato. Ok.
Io negli ultimi 20 anni, ogni volta che suonava la Sifiglia ero contento. Bellissimo. Quindi per me, io so di essere fortunato, perché è un mestiere difficile, sicuramente non è la poesia, sì, magari c'è anche i canti, quindi c'è l'artigianato, devi costruire, però poi il problema del commercio devi vendere, che no, se aspetti il musicista è anche una persona ha la stessa pigrizia del liutaio, quindi te le hai inseguite anche queste. E pensa che Dante nel Purgatorio, penso Dante, stiamo parlando proprio, mette, non mi ricordo, il quarto, la quarta cantica, non mi ricordo com'è, comunque mette un personaggio e lo condanna a stare seduto der, così senza fare niente, per tutto il tempo che è stato in vita, perché in vita non ha fatto niente. E quindi la sua condanna, nel purgatorio, però è stato 80 anni seduto a fare niente. Lo incontro, Il contrappasso è stato è quello. stato questo. Si chiama Belacqua, però è un nome immaginario, perché poi quella era una persona che lui conosceva davvero, non mi ricordo il nome, città, eccetera. E guarda caso, questo faceva il liutaio. Ah, Capito? ok. Cioè, il primo liutaio pigro della storia, Dante l'ha chiamato subito. Tu ti ritieni un liutaio pigro? No, io fortunatamente sono ultra dinamico. Però noto, vedi, pure questa questione della vernice, io te la racconto. Magari sono anche studi molto costosi, lenti negli anni, eccetera, eccetera. Cioè, se vieni con me, te la faccio vedere, te la puoi fare a casa tua. Io non c'è nessun segreto. Perché se io ho potuto studiare queste cose su dei libri del 500, del 600, del 700, significa che questi qua volevano che io sapessi. Allora è inutile che io mi tengo il segreto di che? Perché tanto questi libri ci puoi arrivare pure, certo, ci arrivi tra 5 anni, tra 10 anni, però perché devo fare questa? Per me sarebbe più bello invece la sinergia. È vero, io lavoro da solo e sto bene da solo, avrò degli allievi più in là, ho lavorato anche con altre persone, perché poi le persone, al di là del lavoro che fai, ti devi anche trovare, diciamo, caratterialmente, cioè, non è che si può essere. Certo. Perché poi sono tante ore al giorno, tutti i giorni, e al di là del fatto economico, che sicuramente diminuisci le spese, aumenti i guadagni e tutto quello che vuoi, ma c'è un lato proprio umano che se non ti trovi, cioè, Assolutamente. non ci puoi stare. Guarda quello che dici sul fatto di non avere segreti. Non me le sono andate a cercare le persone, nel senso che per ora i tre, tu sei il quarto liutaio che ho intervistato e tutti avete un po' la stessa forma mentis. Tutti mi avete fatto questo discorso del io non ho segreti, spesso in qualche modo in contrasto con con un altro tipo di liutaio che magari tiene il suo laboratorio chiuso perché crede appunto Ma sì, ma che. questa è la mentalità anni 80, ma non può, non ha ragione d'essere, perché adesso tutti possono arrivare a conoscere. Non è che tu è orale, ah, io so fare questo fatto, quindi tu non lo saprai mai fare, cosa ci faccio. Non è vero, non è vero, adesso c'è tutto, si è No, ma è arrivato. molto bello, mi trovo d'accordo. Guarda, il fatto che tu dici è una sinergia culturale che io riesco anche a promuovere. Se io miglioro, riesco a migliorare tutto il movimento Certo, e ma ne guadagnano io tutti. adesso che avrò, quando farò l'ultima cosa con la doppia trappola, eccetera, io pubblicherò tutto il procedimento con video, analisi, dove prendo l'ambra, come faccio l'olio, come si fa sta vernice, come sta su tedesco che modifica le cose, tutti i dettagli, in modo che se uno vuole mettersi, perché è chiaro che se tu, io le vernici, la vernice del mio maestro, che io ho usato per tanti anni, a lui usciva diverso lo strumento. Quindi tu la puoi fare la tua vernice, puoi mettere a sperimentare, ma sarà certo un altro strumento, perché c'è, cioè, un altro tipo di vernice. Perché quando vai poi a mettere il pigmento, io lo voglio rosso, io lo voglio marrone, io lo voglio così, io voglio usare non la roba, voglio usare quest'altra, e quindi cambia tutto. È inutile che io mi tengo questo segreto di che. No, ha L'importante è senso. che però gli strumenti che escano, per me questo è importante, perché il musicista tante volte non sa come lo strumento, non sa nemmeno come capire come provare uno strumento. C'era un testo che parlava di come provare uno strumento prima di comprarlo, c'è proprio un modo di suonare quello strumento, non è che tu suoni la tua canzone, ah, mi piace, ok. Però più strumenti validi ci sono in giro, e più diventa facile anche per il musicista capire, che è chiaro che se tu sei in una,
in una città dove girano tutte Panda 500 e cose del genere, ti trovi una Ferrari, non la capi, ti metti dentro e cerchi dove sta lo stereo, certo, qua, Maradona, è il nostro stereo. Ale, mi interessa un'altra cosa, il grado di reversibilità di un errore nel tuo mestiere. Per te è più facile, eventualmente tu commetta un errore, come dire, aggiustarlo, e quindi è più reversibile un errore nel momento, nella fase di assemblaggio dello strumento o nella fase di applicazione della vernice? Cioè, se sbagli, cosa è peggio? Ma è tutto più o meno reversibile, nel senso che se sbagli una tastiera la rifai. Ok. Se sbagli, oddio, se togli troppo legno non è che ce lo puoi rinascere, e quindi devi cambiare il pezzo. Se sbagli un incollaggio lo riscolli, se sbagli la vernice la togli. Io infatti a volte mi è capitato di dover togliere la vernice e rifarla, perché non mi piaceva come era venuta, perché era successo qualcosa di strano. Magari, per esempio, d'inverno con la vernice a olio è un casino, okay, perché l'olio è più denso e stenderlo di un campo al braccio, e allora devi climatizzare il luogo, togli tutto, rifai tutto, metti la stufa e roba varia, il giorno dopo si rifà. Quindi rispetto a un musicista, per esempio, se sbaglia la nota hanno sentito tutto quanto, non è che torni indietro nel super, certo, bene che torni indietro nel tempo. Qui c'è molta possibilità di recuperare. Errore madornale del quale ti ricordi nella tua carriera che hai fatto un marone? Ah, marone, non lo ricordo, però stavo facendo gli spessori alla tavola armonica, ok, con la scorpia dentro a scavare, così a un certo punto si vedeva crack, era arrivato dall'altra parte, mm-hmm, primo anno, dovevo morire. Ale, ti faccio un'ultimissima domanda, io continuerei a parlare per le prossime 5 ore con te, però dobbiamo chiudere. Dacci, dato che questo mondo dell'artigianato oggi è un mondo in cui il progresso la fa da padrone, soprattutto il progresso tecnologico, e in qualche modo viviamo in un mondo dove sia culturalmente che socialmente siamo molto spinti a intraprendere professioni soprattutto di natura universitaria. Io dico sempre che oggi ci sono troppi laureati in generale, c'è poca attenzione nel rivalorizzare queste antiche professioni artigianali come il nostro, la liuteria. Dai una buona motivazione per iniziare a fare il liutaio e una buona per non farlo. Una buona per farlo è perché è un mestiere che è vero che diciamo può esserci appunto questa difficoltà nel commercio, perché adesso è molto largo, diciamo, ti devi inserire in un sistema, diciamo, complesso, però ti mantiene vicino a un manufatto naturale, quindi al legno, alle resine, alla colla, che è comunque animale, e ti dà una serenità rispetto alla nevrosi di stare, che ne so, in un posto, in un ufficio dove magari manco ci vuoi stare. E non c'è nemmeno tanto un'età per farlo, tanti si sono avvicinati più avanti con l'età, anche dopo più lauree, insomma, dopo che già facevano, certo, la loro professione. C'è stato un maestro qui a Napoli che era un oncologo e a un certo punto ha lasciato tutto per fare il violino. Quindi la motivazione è quella che se ti sai impegnare, se lo fai con un'onestà, ti dà la sua soddisfazione. Devi essere però padrone di te stesso, del tempo, devi essere capace di gestire la qualità della tua vita anche al di fuori, insomma. Non diventi ricco, l'artigiano non è mai stato ricco, mm-hmm, ma non ti interessa, perché non è il denaro la misura della ricchezza, cioè, come ho detto prima, cioè io sono alla sveglia, sono contento. Qual è la misura del successo per Alessandro? Come lo declini il successo? Che fai quello che ti piace tutto il giorno, e con quello che fai riesci a vivere per quello che ti piace. Cioè, in realtà a me non è che mi interessi comprarmi la Ferrari o l'attico a Roma, o queste cose qua non mi hanno mai attirato, manco da piccolo, non mi interessa. Il denaro mi serve per comprarmi, per vivere. Io vivo serenamente, tranquillamente, ho la mia macchina, la mia casa. Ok.
Invece per non farlo, tu perché lo sconsiglieresti? Lo sconsiglierei a una persona vai tranquillo. A una persona che magari è lontana dall'umanità, dal senso della natura. Okay. Cioè, se magari uno è troppo preso dalla tecnologia, dalla velocità dei tempi, qui il tempo tu non devi proprio considerare. Ok. Come stanno tagliando gli alberi. Tranquillo. Figurati, proprio nel momento stanno tagliando l'albero, bastardo. Sì, è un po' un carattere che devi avere, queste. Se sei troppo fermo, troppo statico, troppo pigro, troppo che chiedi, che ne so, che vuoi fare di questo mestiere un modo per fare i soldi, per comprarti il tuo attico, okay, la tua chiaro. Barca, mettiti nel commercio e basta, nel senso non costruire, non legarti a cose che sono di altra natura. Perfetto. Commercio, però ci sono tanti che l'hanno, alcuni che conosco pure l'hanno capito, e in realtà si sono messi appunto nel commercio di strumenti antichi, là con una telefonata compri e vendi. Ok. Puoi fare su qualsiasi altro oggetto del okay, mondo. Ok, chiaro. Va bene, allora ragazzi, noi con questa, ripeto, chiacchierata che per me sarebbe potuta durare altre 5-6 ore, ma dobbiamo terminare, anche perché qui fuori hanno deciso di tagliare tutta una serie di alberi, quindi è il momento di chiudere questo fantastico episodio. Io ringrazio di nuovo Alessandro per il suo tempo e per aver condiviso con noi delle osservazioni, davvero sono un vero e proprio tesoro. Infatti Ale, grazie di nuovo per l'ospitalità e per tutto, davvero un piacere. A nome di tutti. Sì, grazie a tutti e a tutte per il supporto che ci state dando con i vostri ascolti e ci vediamo al prossimo episodio.